Coordinatore del gruppo, presento stamani un seminario di Namon diverso dagli altri precedenti, perché a differenza degli altri seminari che abbiamo tenuto in questi anni e che erano tutti dedicati ai materiali che si trovano sul web, nelle antiche scritture che hanno appunto come contenuto le antiche scritture del Mediterraneo, dunque materiali che ci servivano per la costruzione del portale, per un lavoro più interno che esterno, con questo seminario di oggi cominciamo ad affiancare un'altra serie di incontri dedicati invece a documenti di recente rinvenimento o di nuova o discussa interpretazione. Oltre a questa novità di contenuto, c'è per noi una novità comunicativa, perché è la prima volta che proviamo a tenere un seminario che sia visibile a distanza. E in questo caso l'intenzione è non solo di permettere a quelli del nostro gruppo di collegarsi e seguire, anche se non possono venire a Pisa, perché il gruppo del Namon è composto da studiosi che vengono da varie parti d'Italia, giovani e che spesso anche si trovano fuori d'Italia, come ora Anna Cannavò e Daniele Salvoldi, per esempio. E poi anche nelle nostre intenzioni questa forma di comunicazione nuova vorrebbe favorire la partecipazione anche di altri studiosi che siano interessati. Daniele Tripaldi, che parlerà stamani, si merita il nostro grazie due volte, primo perché appunto affronta un tema nuovo e, per quanto io sia profana, non banale, e anche perché fa da savia a questo esperimento. È un dottorato dell'Università di Bologna, è anche un ex normalista, quindi parla in casa, è ovviamente un ebraista e darei subito la parola a lui. Allora, io prima di magari iniziare a parlare direttamente del testo, volevo dirvi innanzitutto due parole sulla bibliografia. Allora, l'articolo della Yardeni Editur, quello che trovate, che è solo in ebraico, è la prima edizione del testo. È scaricabile da internet, ripeto, purtroppo è solo in ebraico, questo è il testo. E è un testo molto ricco, come poi andremo a vedere. Di questo testo esiste una versione molto più rapida, sempre a cura della Ada Yardeni e di Beniamini Littur, questa volta in inglese, sempre scaricabile da internet. Adesso ve lo faccio vedere. Sono due pagine anziché le 11 del testo ebraico, in cui la studiosa, che è appunto una paleografa, una delle massime paleografe ebraiche in vita, riassume i contenuti dell'articolo più denso. Trovate poi in cima alla lista di Yuval Goren l'analisi chimica del documento, che è stata appunto effettuata nel 2008. Purtroppo a Bologna non è stato possibile ritrovare questo articolo, perché è il secondo numero dell'Israel Exploration Journal, che era stato ordinato e che non era ancora arrivato. Quindi passiamo alle notizie, alla bibliografia telematica, tuttavia ne ho potuto trovare una rapidissima ma incisiva sintesi nel sito che trovate alla seconda pagina della bibliografia, ovvero forbiddengospels.blogspot.com e via dicendo, che è il sito di una professoressa di storia del cristianesimo antico, fondamentalmente, Evril de Konig, che è un'esperta in particolare del Vangelo di Tommaso, e che dal tempo della scoperta di questo documento sta cercando di seguire tutte le fasi dell'autenticazione e dell'interpretazione. Ulteriori discussioni e dibattiti sono stati pubblicati su il sito di Biblical Archaeological Review, che trovate immediatamente sotto. Discussioni che hanno coinvolto l'autore stesso della tesi
molto discussa che affronteremo oggi, cioè questo Israel Knoll, che è un archeologo israeliano e che prima del ritrovamento della pietra ha pubblicato questo The Messiah Before Jesus, The Suffering Servant of the Dead Sea Scroll nel 2002 e poi si è dedicato, sulle linee tracciate in questa sua prima monografia, all'interpretazione del testo della pietra. La seconda parte della bibliografia riguarda il tema caldo, diciamo così, della pietra, cioè i tre giorni e la resurrezione, e vi ho portato due testi. Uno è quello di Joachim Jeremias, di Dreitage Worte der Evangelien, dove analizza tutte le parole di Gesù nei Vangeli che riguardano i tre giorni. È un articolo del 71, ma come tutte le cose di Jeremias è molto ben fatto e va comunque molto apprezzabile anche alla luce degli avanzamenti della ricerca. E poi vi ho segnalato questo libro di Klaus Berger, che è un libro enorme, due terzi sono note con riferimenti a testi, passi e via dicendo. È un'immensa analisi di storia delle tradizioni sulla resurrezione del profeta, come vedete, e l'innalzamento del figlio dell'uomo. Qui trovate il materiale che spazia dalla apocalittica giudaica più antica fino a testi di età bizantina, scritti in greco, arabo, armeno, siriaco, etiopico. Ha una capacità di, beato lui, di lettura e di analisi di tutte queste fonti davvero, davvero notevole. Per questo, ripeto, le note occupano più spazio del testo stesso, perché accumulano una tale quantità di sapere. Sono due testi di cui io ho tenuto conto anche nella mia tesi di dottorato, almeno in una parte. Purtroppo alla mia tesi di dottorato non ho potuto fare riferimento perché non è ancora pubblicata, se no magari avrei fatto riferimento anche a quello, perché mi sono basato e ho cercato di chiarire un po' la problematica di questi tre giorni e la resurrezione. Allora, detto questo, direi che possiamo iniziare con la presentazione del testo. Questa visione, la scoperta e poi la pubblicazione della visione di Gabriele, diciamo così, si inserisce in un catalogo ideale di scoperte che riguardano da un lato, diciamo così, il giudaismo a cavallo tra primo secolo avanti e primo secolo dopo Cristo, dall'altro le origini del cristianesimo. Questo catalogo che si è diciamo così, rinnovato negli ultimi 25 anni comprende ad esempio la scoperta nel 1975 del cosiddetto Vangelo segreto di Marco, il testo, la lettera di Clemente che riporta la citazione è perduto, delle tre persone che lo hanno visto solo una vive ancora, cioè il professor Gistrunza della Hebrew University di Gerusalemme. Il dibattito è accesissimo se sia un originale, se sia un testo antico, oppure se sia una falsificazione dello scopritore, il professor Morton Smith, famoso per aver scritto un libro su Gesù Mago. Quindi questo è molto discusso, alcuni ne accettano l'autenticità e lo utilizzano per lo studio della storia del cristianesimo, altri lo rigettano come falsificazione completa. A questo, diciamo, nel 2002 si è aggiunto il famosissimo Ossario di Giacomo, che però nel giro di un anno è stato unanimemente riconosciuto come un falso e quindi è uscito, diciamo così, dalla scena. Del 2006 sono invece le prime discussioni sul codice Chakos, che conteneva tra i tanti il famoso Vangelo di Giuda. Il Vangelo di Giuda è stato riconosciuto come appunto probabilmente una traduzione copta di un testo greco menzionato già da Ireneo e quindi risalente alla metà, quantomeno alla metà del secondo secolo dopo Cristo. Ci sono attualmente in corso discussioni su interpretazioni di vari passi, discussioni che vedono coinvolte in prima linea proprio la professoressa De Konig, che è un po' controcorrente rispetto alla mainline degli studiosi, ma di questo l'autenticità, diciamo così, non è mai stata messa in discussione.
Venendo al testo di cui parliamo oggi, innanzitutto che cos'è? Come potete vedere dall'handout, è un grosso blocco di pietra calcarea di 96x37 cm. La cosa strana, come rileva l'editrice stessa, è che il blocco non è inciso. Il blocco è dipinto. Dipinto in inchiostro grigio. L'editrice stessa nota come un caso molto raro, attestato per lo più su piccoli frammenti di corcio, su ostraca sostanzialmente. La disposizione del testo è assolutamente originale, ovvero le linee che voi vedete, la divisione in colonne e le linee, sono originali, ovvero il blocco di pietra è stato considerato quasi alla stregua di un rotolo o di una pergamena. Questo blocco è lavorato, è stato appunto appianato, probabilmente chiaramente per la scrittura, solo sul lato che vedete. Il lato posteriore è, diciamo così, ancora nel suo stato naturale. Si compone di tre pezzi, si vedono abbastanza bene le rotture della pietra, che non sono stati ricomposti. A leggere il blog della professoressa De Koenig, che ha visto il blocco a Houston, perché al momento è in esposizione lì, il testo si è molto deteriorato, chiaramente l'inchiostro è venuto sbiadendosi. Da dove viene questo testo? Allora, il testo giunge alla professoressa Iardeni via fotografie nel 2003. La professoressa Iardeni coinvolge nella lettura di questo testo, nei tentativi di lettura sulla base di queste fotografie, il suo collega Beniamine Lissur, però non riesce a vedere il testo autopsicamente fino al 2006. Il testo è in possesso di un collezionista di Zurigo, David Jeselson, quindi quasi sicuramente viene dal mercato antiquario. Nel 2006 quindi la professoressa riesce a visionare il testo, a correggere le lezioni. Questa trascrizione che voi vedete è quella della professoressa Iardeni e pubblica il testo con anche la traduzione nel 2007, nell'articolo a cui ho fatto riferimento. Secondo la professoressa Iardeni, nell'articolo, il testo proviene dalla Transgiordania. Lo sottolineo adesso perché poi ritorneremo su questa provenienza del testo. Chiaramente, come tutti gli artefatti provenienti dal mercato antiquario, è scattato subito il problema della autenticazione, strettamente connesso a quello della datazione del testo. La datazione su base di analisi chimiche è venuta più tardi. La professoressa Iardeni nel suo articolo parla innanzitutto di una datazione paleografica e di una datazione linguistica. Allora, per quanto riguarda la paleografia del testo, il testo si inserisce perfettamente nella paleografia ebraica del primo secolo avanti, primo secolo dopo Cristo. La professoressa Iardeni è addirittura più precisa, nel senso che nell'articolo individua un periodo specifico per la paleografia di questo testo, ovvero il periodo erodiano, 37-4 a.C. Giusto per segnalarvi alcune particolarità, senza entrare troppo nel dettaglio, la professoressa Iardeni nel suo articolo propone una tabella
con tutte le lettere disegnate secondo la scrittura del testo, a confronto con i manoscritti di Qumran, che chiaramente sono lo specimen più adatto per una datazione di questo tipo. Vi segnalo solo due cose. Innanzitutto la scrittura prolungata del suffisso di seconda persona singolare, che nei testi di Qumran, quindi in testi normalmente compresi tra primo avanti Cristo e primo dopo Cristo, è scritto con la kaf e la he finale. Questa scrittura si ritrova anche nell'iscrizione. La linea, adesso ve lo dico, la linea è la 21, linea 21, la parola è la, se leggete da sinistra, è la terza, c'è questo l'ha, ok? A, te. Il secondo dato paleografico interessante che vi voglio esporre è quello che si ritrova in una parola alla riga 13. Alla riga 13 il testo termina, leggendolo da destra a sinistra, con Hagoim, i popoli, le nazioni. Ora, la terza lettera che vedete è un Aleph, che ad esempio nella manca nella scrittura biblica, ovvero nei testi biblici Hagoim si scrive senza l'alef e con la wow al posto dell'alef, ma ad esempio abbiamo una ricorrenza simile in una lettera di Bar Kokhba, quindi siamo tra il 132 e il 135 dopo Cristo, in cui Hagoim, quindi la lettera innanzitutto è in ebraico, è scritto con la Gimel, la prima lettera dopo l'articolo, la Wau e la Ale. Da un punto di vista linguistico, il testo è stato fatto analizzare, non l'ha analizzato chiaramente solo la professoressa Iardeni, è stato fatto analizzare anche dall'Accademia della Lingua Ebraica di Israele. Il testo, la lingua di questo testo si inserisce perfettamente, corrisponde a tutte le caratteristiche, diciamo così, morfologiche e sintattiche del cosiddetto ebraico rabbinico o ebraico mishnico. Chiamato così perché l'attestazione scritta principale è la Mishnah, quindi secondo, terzo secolo dopo Cristo. Tuttavia, gli studiosi concordano che si tratta di un ebraico che era parlato quantomeno all'interno delle dispute tra quelli che i Vangeli conoscono come dottori della legge, insomma, nelle dispute dei saggi e dei sapienti, almeno dal secondo secolo avanti Cristo. Alcune caratteristiche di questa lingua, che sono molto notevoli, sono ad esempio la terminazione del plurale in e non solo in im, come nell'ebraico biblico. Questo testo addirittura offre la doppia attestazione, agoim, però poi vedremo, ha anche Nevi'in, profeti, nazioni, profeti, popoli, profeti. Si segnala anche per l'uso del relativo nel relativo she anziché asher è il relativo dell'ebraico biblico, almeno dei testi meno recenti. Nell'ebraico biblico si incontra, ad esempio, nell'Ecclesiaste, nel Cantico dei Cantici, tutti i testi comunque probabilmente redatti in età ellenistica. Forti sono le influenze dell'aramaico in questo testo, per cui abbiamo la hen anziché la hem a loro, e soprattutto abbiamo la ricorrenza
anziché di un pronome suffisso, spesse volte il possessivo viene espresso con il relativo più proclitica l, che significa a, più pronome suffisso. Cioè, letteralmente, è che è a loro. Ad esempio, alla riga 67, l'ultima parola intera, Hammerkava Shelahen, il loro carro. Diciamo quindi che da questi due punti di vista la professoressa Iardeni lo ha autenticato e datato all'età erodiana. L'analisi chimica del professore Yuval Goren, per quello che ne ho potuto leggere nella sintesi offerta dalla professoressa De Koninck, ha stabilito che le tracce di suolo presenti sulla pietra provengono dalla Transgiordania. Secondo poi ci sono tracce di incrostazioni che fanno pensare a una cristallizzazione che ha avuto luogo nel corso del tempo. Questo appunto lascerebbe immaginare che si tratti di un testo effettivamente antico, per aver dato appunto la possibilità a questi sedimenti di cristallizzarsi. L'ultima parola definitiva, che ancora non è stata detta, dovrà venire dall'analisi dell'inchiostro, dall'analisi chimica dell'inchiostro, che ripeto è un inchiostro grigio chiaro. Qui c'è in questo articolo della Iardeni c'è una foto in cui si può vedere un pochino meglio il testo nella nei suoi vari colori. Come vedete il testo è molto sbiadito, fortunatamente la transizione della Iardeni lo ha preservato dal corso del tempo. Bene, perché questo testo è interessante? Innanzitutto vi presento una rapidissima analisi formale. Come vedete, questo testo è molto mutilo, soprattutto nella parte iniziale e nella parte di trapasso tra la prima e la seconda colonna. Ci sono 44 linee nella prima colonna e 43 nella seconda. Forse anche in ragione di questa situazione testuale, la Iardeni parla di un insieme di profezie. Perché parla di un insieme di profezie? Innanzitutto e soprattutto perché a leggere il testo chi è un minimo abituato a leggere i testi profetici biblici ritrova una miriade di espressioni e di formule che in quei testi ricorrono. Ve ne cito due per tutte, l'espressione Ken, Amar, Elohim, oppure Adonai, Elohim e via dicendo. Ken è fondamentalmente aramaico, per l'ebraico Ko, che è nella Bibbia. Così Amar dice Adonai, Yahweh, il nome della divinità, Elohim e poi seguono eventualmente attributi, Elohet, Vaot e via dicendo. Il secondo è quello che voi vedete alle righe 24 e 25. Alle righe 24 e 25, dalla seconda parola in poi, leggiamo Od me'atzitutchi, ve'ani mar'it et ha'shamayim ve'et ha'aretz. Allora, questa è una citazione quasi completa da Ageo 2.6. Quindi,
questi due fattori formali hanno fatto pensare a una raccolta di oracoli profetici. C'è tuttavia un altro dato, ovvero che questo testo, oltre a incorporare questi, chiamiamoli così, microtesti al proprio interno, è redatto in una forma, potremmo dire, dialogica. Alla linea 11, la seconda parola, la seconda e la terza parola, sono akka sealmi, cioè chiedimi. Alla linea 31, la quart'ultima e la terz'ultima parola sono ma'ze, che significa che cos'è questo? Infine, solo per farvelo vedere ancora più chiaramente, alla linea 77 questo emerge in un'evidenza elevata. La linea 77 li legge: chi sono io? Io sono Gabriele. La struttura di questo testo ha quindi fatto pensare a un dialogo tra almeno due persone, di cui una sicuramente un angelo, Gabriele. Lo capiamo anche dal fatto che questo io parlante parla anche a nome di Dio. La profezia di Ageo, a cui facevo riferimento prima, in Ageo ricorre come parola di Dio. Quindi rassomiglia molto a quei dialoghi presenti nei testi apocalittici, il più famoso vi cito, il libro di Daniele, tra l'angelo che rivela e l'essere umano che riceve una rivelazione. Di qui anche il titolo che è stato dato al testo, ovvero rivelazione o visione, a Hazon, visione di Gabriele. Questo da un punto di vista formale. Perché l'interesse elevato di questo testo? L'interesse elevato di questo testo si deve a questo professore, appunto, Israel Knoll, che arriva all'interpretazione di questo testo dopo aver pubblicato una monografia nel 2002. Faccio un excursus brevissimo su questa monografia del 2002 che vi permetterà di capire con quali, chiamiamoli, pregiudizi lui arriva all'interpretazione del testo. Nel 2002 Israel Knoll pubblica questa monografia che si basa sostanzialmente su un'interpretazione, che dire molto idiosincratica, di alcuni testi di Qumran è un eufemismo. Lui prende alcuni inni di Qumran, in cui chiaramente c'è un io parlante, e li interpreta come in bocca al Messia, ma non il Messia futuro, il Messia presente, già esistente. Lui identifica questo Messia con un personaggio che noi conosciamo da Giuseppe Flavio, un certo Menachem, un esseno. Ecco perché Qumran, teoria degli esseni a Qumran, il Messia, Menachem, l'esseno, che era un consigliere di Erode. Infatti in uno di questi inni compare l'espressione amato del re, che lui interpreta a riferirsi non tanto a Dio, in testi anche tardi, se non mi ricordo, pare anche nelle cronache, comunque nei salmi, un appellativo di Dio è Melech Haolam, il re del mondo, dell'universo, Adonai Malach, il Signore regna, ha iniziato a regnare, è una frase tipica. E lui lo interpreta riferendolo a Erode. Questi inni parlano di una personalità che viene colpita, che viene perseguitata, ma che comunque trova il suo innalzamento tra gli angeli, tra gli dei, gli Elim, gli angeli. Secondo
secondo Snoll, ma è un'interpretazione molto, molto, molto problematica, qui si sta, si sta parlando di un messia che viene perseguitato e ucciso, perché si fa riferimento ai canti del servo sofferente di Isaia, Isaia 53, dove si parla delle afflizioni, della morte e della resurrezione di questo servo sofferente, e del suo innalzamento nei cieli. La cosa bella è che dopo aver parlato di questo schema simile nei Vangeli, lui dice che a Qumran è attestata la morte, resurrezione dopo tre giorni e l'ascensione, quando i testi estremamente frammentari dell'Inni non parlano né di resurrezione né di tre giorni. E soprattutto, l'accusa principale, tutte le caratteristiche che lui isola da questi testi sono caratteristiche che si rincontrano. L'idea del giusto perseguitato innanzitutto si ricorre nei Salmi, chiaramente. Ricorrono anche nei cosiddetti canti per il sacrificio del sabato di Qumran, per cui l'uomo peccaminoso, polvere, perseguitato, viene innalzato a cantare con gli angeli, e ricorrono anche nelle cosiddette nei documenti che riguardano le regole della comunità, ovvero nel documento di Damasco e nella regola della comunità vera e propria, in riferimento ai singoli membri della comunità. Cioè, i membri della comunità sono coloro che vengono perseguitati, che vengono oppressi, però nella loro oppressione trovano il segno della loro elezione e nel momento in cui entrano nella comunità sono ammessi alla comunione celeste con gli angeli, nel culto che offrono a Dio, forse anche attraverso esperienze mistiche. La cosa ancora più notevole è che un dato che emerge da questi inni, cioè l'espiazione attraverso la sofferenza del giusto, del male degli altri, della malvagità degli altri, si ritrova anche in questi testi, perché la comunità dei giusti espia con la sua giustizia per l'Israele traviato, cioè gli altri, chiunque si siano. Insomma, lui arriva con questo bagaglio, tra l'altro interpreta il Paracleto di Giovanni, che in ebraico sarebbe Menachem, lo interpreta come un riferimento esplicito o più o meno allusivo di Gesù a questa figura di Menachem, che nel 4 avanti Cristo, dopo aver vissuto una vita doppia, e vi invito a leggere le prime pagine di questo testo, perché è quasi rasenta la fiction, perché fa vedere una giornata di questo Messia, dalla doppia vita alla corte di Erode, intorno al 19, tra l'altro a Erode arriverebbe la notizia della morte di Virgilio, insomma, è veramente a livello, il primo capitolo è molto romanzato, che a un certo punto nel 4 avanti Cristo decide di farla finita con questa sua doppia vita, si schiera contro Erode e quindi rientra in tutti quei movimenti messiani, si chiamavano così, che esplodono non solo alla morte di Erode, ma quando già Erode stava male e stava lì per morire, cerca l'appoggio degli Hilleliti. Hillel era un famoso maestro farisaico del primo secolo avanti Cristo, non lo ottiene e la strage finisce nel sangue. Non avendo basi testuali certe in Flavio Giuseppe, ricorre a un testo dell'Apocalisse, cioè Apocalisse 11, un testo di interpretazione complessa e dire poco, e che lui interpreta sulla base di un riferimento di Giuseppe Flavio al fatto che, in associazione a queste rivolte, che però non fanno menzione di Menachem, i romani entrano a Gerusalemme ma non occupano il Tempio, come in Apocalisse 11.1.2, e poi, siccome ci sono nell'Apocalisse due persone che muoiono in Gerusalemme, lui dice Menachem e un altro. Chiaramente, andando contro ogni logica di testi apocalittici di questo tipo. Quindi questa è l'interpretazione con cui lui arriva. Prima
di passare al punto vero della sua interpretazione, volevo innanzitutto illustrarvi tre diverse debolezze della sua ricostruzione, prima di venire al punto del vivere dopo tre giorni, che ritorna in tutta questa sua discussione. Allora, se andate alla riga 23, la seconda e la terza parola, secondo la ricostruzione della Yardeni, si leggono El Corà, cioè verso, nei confronti, riguardo alla Corà, alla legge. Secondo la ricostruzione di Noll, andrebbe letto Al Tirà, non temere, che è un'esortazione che gli angeli rivolgono spesso ai visionari. Prendete Daniele, prendete la stessa Apocalisse di Giovanni, Mefobù, non temere. Ora, se andiamo a vedere il testo, effettivamente abbiamo Aleph e Lamad, che può essere letto sia El che Al. E qui ci siamo. La parola successiva abbiamo un Tau, ok? Poi la seconda lettera può essere effettivamente letta sia come Yod che come Wow. Tanto che, appunto, in alcuni manoscritti della Bibbia, anche nel testo masoretico che viene stampato, c'è proprio il classico errore che anche quando si tratta di una donna si trova il pronome maschile Q con la U in mezzo, anziché T, perché evidentemente dipendevano anche da manoscritti di questo tipo di scrittura in cui era facile confondere le due consonanti. Poi abbiamo una Resh e ci siamo. Poi, l'ultima lettera che è un po' sbiadita, è chiaramente, può essere interpretata o come una Chet, meno probabile, o come una Te. Ora, le tre radicali del verbo temere sono Yod, e ci possiamo essere, Rish, e ci siamo, e Aleph, e non ci siamo. L'unica interpretazione possibile, però lui non lo giustifica nella sua traduzione, dicendo, volendo fare l'avvocato del diavolo, è pensare a una confusione che effettivamente è attestata tra questo tipo di consonanti, ovvero tra Ale e Te, e che produrrà, anche in alcuni testi aramaici più tardi, scritture del tipo Dammà, il sangue, scritto con Dalet, Mem e He, anziché la Alef dello stato enfatico, come vorrebbe l'aramaico. Ripeto, può starci se ci mettiamo questa possibilità. Fatto è che non dimostra, il testo non riporta altre alternanze di questo tipo. Sarebbe l'unico caso. Diciamo, questa è una critica a un suo tipo di ricostruzione paleografica. Secondo punto, alla riga 67. Il testo legge Batter lo Aldam zo hammerkavace lahen, ovvero annuncia a lui del sangue, zo, questo, cioè il carro che è a loro, il loro carro. Allora, qui il problema non è tanto nemmeno la traduzione, secondo me corrisponde più la traduzione di Knoll che la traduzione proposta dalla Yardeni, che qui traduce annuncia a lui di questo sangue del loro carro, che secondo me non è corretta. Quindi con la traduzione ci siamo anche probabilmente con l'interpretazione, per cui fa riferimento al carro di Elia, ovvero alla morte come ascensione, che è un tema ad esempio che ricorre anche in un altro testo giudaico, però scritto in greco, la Sapienza, che si ritrova nella Settanta.
ci può stare questo tipo di interpretazione. Non ci siamo sul fatto che lui la interpreti come un'ascensione reale, primo, potrebbe essere un'ascensione metaforica, appunto, come quando si dice, c'era tutta la discussione in ambito ebraico se Enoch fosse morto o meno, perché si dice metetete, cioè fu trascosto. Il giusto muore, si dice erpage, fu rapito. Però è chiaro che in questo testo si potrebbe parlare più di un risvolto metaforico, non di un rapimento celeste dopo la morte. Secondo, nonostante il loro carro, anche qui ritorna il Messia asceso al cielo, che è una conclusione assolutamente gratuita. Perché casomai sarebbero i Messia. L'ultimo punto è lo trovate alla riga 81 e sono le prime due parole. Har Hatzarin, il principe dei principi, potremmo tradurre il capo dei capi, ma l'hanno abusato un po' per una pizza e poi suona meglio. Adesso che vi dico di cosa si tratta, suona meglio il principe dei principi, mettiamola così. E qui veniamo all'interpretazione che dà di questo testo Israel Knoll. Lui sostiene che queste righe, che sono molto corrotte, vadano lette come vi dico. Allora, riga 79, no, scusatemi, 80. Al terzo giorno vivi, e qui già ricostruisce vivi. Io sono Gabriele, poi c'è solo un Allamab, e lui ricostruisce tutta la frase, io Gabriele te lo comando. Ok? Vedete che qui il testo è molto sbiadito. Se andate alla riga 80. Riga 81, te lo comando, tu principe dei principi, ci siamo? Tu principe dei principi, poi prosegue con la ricostruzione, sempre di un testo che vedete è molto incerto, cerco dei dirupi rocciosi. Ripeto, cerco è concetturale, dirupi rocciosi c'è. Sono quelle parole che trovate scritte anche nel testo dopo Tar Hattarim. Ok? La Dalad e la Nun ci sono, e lui integra Wow e Men che gli fa cerco, Domen. Il riferimento cita dei passi biblici, per esempio il corpo di non sepolto di Jezebel è domen, cioè è cerco. Allora, la sua interpretazione qual è? Che qui stiamo parlando di un pretendente messianico di età erodiana, quindi finiamo sempre il quarto anticristo, che a cui quest'angelo si rivolge e gli dice: fra tre giorni torna alla vita, resuscita, te lo comando io, Gabriele, tu che sei il principe dei principi, quindi il capo, il Messia capo di Israele, e che adesso giace in sepolto tra le rocce. Il nostro Israel Knoll riesce anche a identificarlo, a dargli un nome, ipotetico ma secondo lui probabile, e il nome sarebbe Simone, un pastore che alla morte di Erode si proclamò re e che sconfitto fuggì in Transgiordania, ci siamo? Elemento della Transgiordania, dopo essere stato sconfitto dalle truppe erodiane,
e scrive, leggo nella traduzione di Flavio Giuseppe della Loeb, Bellum Judaicum 2.4.2. Simone, endeavoring to escape up a steep ravine, was intercepted by Gratus, cioè il comandante militare di Erode, che lo colpisce e gli stacca la testa. Ok? Quindi, il riferimento ai crepacci sarebbe alle alture rocciose e alle dirupi rocciose della Transilvania, dove questo Simone sarebbe stato ucciso. E quindi questo testo sarebbe stato scritto da qualche fedele di questo Simone, che ne attendeva la risurrezione in 3 giorni. Quindi avremmo questo catalogo di messia, sofferenti e risorti, diciamo così, e di cui si attendeva la resurrezione dopo 3 giorni. Avremo Menachem, avremo questo messia innominato Simone, avremo Gesù. Putiferio, perché la fine del cristianesimo, i cristiani, non c'era nulla di nuovo nel messaggio cristiano. Il putiferio va azzittato subito, nel senso che innanzitutto le ricerche più recenti hanno dimostrato come la separazione tra giudaismo e cristianesimo è un processo diversificato tra aree geografiche nei tempi storici e che si conclude quantomeno nel VI secolo d.C. È un processo molto lungo che probabilmente inizia intorno al II secolo. Ripeto, gruppi di giudeo-cristiani cosiddetti continuano a esistere fino in età musulmana, probabilmente Maometto entra in contatto con loro. Quindi niente scandalo, innanzitutto è una cosa che ormai la ricerca recente ha accertato. Il cristianesimo, tra virgolette, delle origini, è una aeresis del giudaismo, qui molto da ridefinire anche la nozione stessa del giudaismo. Aeresis, come i farisei, come i sadducei, come gli esseni e come i vari gruppi, magari senza nomi, terapeuti di Filone. C'erano molti giudaismi, c'erano giudei che offrivano offerte votive a Pan e non lo consideravano assolutamente in contraddizione con il loro giudaismo, evidentemente, perché si fermavano giudaio in Egitto. C'erano giudei come Tiberio Alessandro che tranquillamente facevano una carriera politica senza pensare di rinunciare alla loro giudaicità, eppure dovevano sacrificare comunque agli dei. C'erano giudei, ne parla Filone, e ne abbiamo alcune attestazioni anche nei testi rabbinici, che consideravano la legge nient'altro che miti e non da interpretare allegoricamente, ma se Filone cercava di salvare comunque il significato letterale, loro minimamente interessati. Per questo vi rimando al bellissimo libro, insomma ancora basilare, di Martin Engel, Giudaismo e l'ellenismo, se vi interessano questo tipo di problematiche. Insomma, questa è la tesi. A parte questo errore di metodo che già si porta dal primo libro e che vi ho illustrato nell'interpretazione di Gunran, a parte queste interpretazioni, tra l'altro mi sono scordato di parlare di Sartarin, scusate, lui lo interpreta come personaggio umano a capo di fiere umane. Ora, nel libro di Daniele, a cui lui fa riferimento, dove ricorre Sartarin, Sartava, cioè il capo delle fiere, Sar Haggadol, il capo grande, Sar Haggadol, il principe grande, questo epiteto fa riferimento a un angelo, a Michele. Perché si parla della ribellione di questo corno, che sarebbe Antiope Epifane, contro i simboli della religione giudaica. Ma dato che il mondo terreno non è altro che una riproduzione delle lotte che avvengono in cielo tra gli angeli, per cui l'angelo Gabriele dice
scusami, io stavo combattendo contro l'angelo della Persia, poi è arrivato l'angelo della Grecia, e via dicendo. E si immagina che questo corno arriva fino al cielo, combatte contro la Tva HaShamayim, cioè l'esercito dei cieli, le stelle, gli angeli, e le trascina a terra. Nell'interpretazione che ne viene data al capitolo 11, si dice che questo corno si rivolta contro tutti gli El, e parla contro El Elim, cioè il dio degli Elim, il dio degli angeli. Nel capitolo 10 si usano gli stessi verbi per la rivolta contro il Tsar Hattarin. Mi sembra chiarissimo che non si tratta di un personaggio umano. E infatti recupera un'interpretazione che è di un commentatore medievale, Ibn Ezra, e che, adesso io non ho controllato, credo non sia sostenuta più da nessuno. Veniamo allora a due punti interessanti che si toccano di questo testo, in conclusione. Il primo è un apax legomenon, si trova alla riga 24. L'apax legomenon è la quarta parola, la radice è attestata in un passo probabilmente molto corrotto di Ezechiele 46:17. La Iardeni lo interpreta come radice Kof Set Set, fa riferimento al lo paragona, dice sicuramente potrebbe avere lo stesso significato di Ktata, perché è in femminile nella frase, Ktata è il femminile di Kat, che compare nel passo di Ezechiele, e significa probabilmente breve. Il greco traduce quel passo con Mikros, il siriaco traduce con Kalil, ho controllato, l'aramaico traduce, adesso non me lo ricordo, comunque sempre con un termine che indica la paucità, la brevità. Ora, io mi sono andato a rivedere un po' di paralleli e rispetto alla Iardeni ho trovato delle cose di cui lei non parla, nonostante il suo articolo sia densissimo di riferimenti biblici, che, allora, innanzitutto il passo di Ageo che viene citato recita Od Kim'at Ki, cioè senza Kitut, e poi va avanti, ok? Scusate, il fatto era Ezechiele 16:47, ho invertito le due cose. Allora, innanzitutto abbiamo un Isaia 26:20 e Ezra 9:8, in cui l'espressione Kim'at, cioè come poco, poco, è seguita da un sostantivo, Kim'at Rega, che significa, Rega è il momento, l'istante, quindi Kim'at Rega significa per un breve istante. Quindi abbiamo Me'at più sostantivo. Che tutto qui è sostantivo, non è un aggettivo, è una formazione di sostantivo. Mi sono scordato di dirlo, era fondamentale per l'argomentazione. In Isaia 10:25 e 29:17 ho trovato però forse il parallelo più probante, perché abbiamo in entrambi i passi Od Me'at, come qui, Kim'at e Me'at sono praticamente intercambiabili. Od Me'at, Mizar. Mizar, anche qui è un sostantivo, che viene da una radice che significa breve, poco. Quindi è l'esatto parallelo a una forma di questo tipo. Cambia solo la radice e la formazione nominale. Il Salmo 105, verso 12, e Primo Cronache 16:19 riportano, a conclusione, una simile, assieme a quello di Egeo, una simile costruzione di Kim'at con Wau e poi il participio, come c'è esattamente anche qui, nella seconda parte della frase.
Quindi questo Apax Legomenon, sto ancora aspettando il parere del mio lettore, del lettore di ebraico moderno di Bologna, che ancora non mi ha fatto sapere niente. Comunque, sulla base di questi confronti incrociati, mi sembra stabilito che Kimar Kittut sia una formula esattamente corrispondente, ob Kimar Kittut, chi, che è la copula, il pronome terza persona singolare utilizzato come copula, sia l'esatto corrispondente di od meat misar, e significa per un breve tempo, cioè manca pochissimo e succederà questa cosa qui. Poi la profezia prosegue riprendendo anche termini della profezia di Ageo, la gloria di Adonai. Questa cosa ci serve, e arriviamo al punto al punctum dolens di tutta la ricostruzione. Ci serve perché la base fondamentale della ricostruzione di Israel Nol la trovate al verso 80, e è quella letterina isolata che trovate lì. Allora, sia la Yardeni che il Nol, dopo quella letterina isolata che interpretano come Het, leggono una Aleph, che si vede abbastanza bene. La lettera successiva sarebbe uno Yod e l'ultima una He. Una ricostruzione abbastanza possibile. L'unico problema di questa ricostruzione è che c'è questa Aleph che Israel Nol interpreta come mater lectionis, cioè come supporto per la lettura, che ti dice che lì c'è una vocale. E questa vocale, secondo gli esempi che riporta Nol dai manoscritti di Qumran e dalla tradizione masoretica della Bibbia, non può che essere una A, o breve o lunga. Perché in quei casi, nei casi riportati anche nei manoscritti di Qumran, poi la tradizione masoretica vocalizza A. Il problema è che l'imperativo di vivere, nella stessa tradizione masoretica, non viene vocalizzato con la prima A, ma viene vocalizzato con uno Shva, quindi con letteralmente un'assenza di vocale nell'articolazione, si produce questo suono rapidissimo tra le due consonanti. Questa cosa è stata fatta notare anche a Israel Knoll. Israel Knoll, tra l'altro, riporta come parallelo all'interno di questa ricostruzione l'imperativo Chai. Ok, è un imperativo di Chai, di Chaya, però è femminile. A meno che il Messia non fosse una donna. E lì è vocalizzato anche nella tradizione masoretica A. Ripeto, una lettura alternativa sulla base di queste incongruenze è stata proposta dal professor Bernard Handel, che insegna ebraico alla Berkeley University. Questo professore interpreta allora il primo segno non come una Het ma come una He, che sono lettere molto simili. La seconda è una Aleph, il terzo non sarebbe una Yod ma una Wow, secondo quella somiglianza a cui facevo riferimento prima. L'ultimo non sarebbe una He ma una Tau. Praticamente guardate le due righe. Allora, la riga 79 della riga 80, cercate di guardare già nel documento. La terza parola della riga sopra, ok, ci siamo? È universalmente riconosciuta come un plurale di ot o tot. Ha-ot, ok? La terza parola nella riga sotto, che è quella che stiamo discutendo, sarebbe la stessa parola. Lascio a voi eventualmente rintracciare somiglianze tra le due. L'unica cosa un po' difficile è che, se vedete, all'ultimo segno manca quella zampettina. La zampettina finale. E
che dovrebbe avere, perché qui nella tabella della Yardeni la set viene sempre segnata con quella zampettina e la set viene segnata con quella zampettina, la se no, è meno pronunciata. Insomma, è una lettura molto discussa, la Yardeni appoggia Snoll in questo. Postuliamo, ragioniamo per assurdo, postuliamo che la lettura sia corretta. Innanzitutto, come vi ho fatto vedere, ripostuliamo che la ricostruzione successiva sia anche quella corretta. È assolutamente dubbio che di questo Star Passarin non sia un riferimento a qualche angelo, e quindi già accadrebbe la cosa. Per quanto riguarda questo vivere, è davvero così originale questa cosa del vivi dopo tre giorni? Io, per la mia tesi di dottorato, e con questa ultima annotazione e le osservazioni chiudo la discussione di questo testo, ho affrontato questo problema in relazione ad Apocalisse 11. I materiali li trovate in Berger, perché lì c'è un materiale enorme, se vi interessa il problema. Insomma, innanzitutto che cosa significano questi tre giorni? Se voi andate a vedere nel testo, i tre giorni ricompaiono già una prima volta, al versetto 19, si dice: fra tre giorni tu saprai che dice il Signore, 18, siamo 19, 20, 21. Il Signore Adonai Elohim Tsevaot, Dio di Israele, è infranta, è stata infranta, quindi un futuro perfettivo, potremmo dire, cioè un perfettivo futuro, perché è un perfetto in ebraico, il male, la malvagità, al cospetto o da la giustizia. Quindi è il tempo di un cambiamento. In tre giorni si riconosce che è avvenuto questo cambiamento, il passaggio dal male alla giustizia. Le righe 24 e 25, poco dopo, parlano di questo brevissimo tempo, e poi arriva Dio che scuote i cieli e la terra, quindi siamo di nuovo in un contesto escatologico, e fa ritornare la sua gloria. Quindi, come già sosteneva Geremias nell'articolo che vi ho citato, i tre giorni sono un indice di tempo breve prima che accada un rinnovamento radicale nello stato delle cose, un rinnovamento, possiamo dire, escatologico. Quindi sfuma una dimensione di tre giorni contati, intendiamoci. Esiste dall'altro la tradizione dei tre giorni come i giorni in cui l'anima gira ancora intorno al corpo. Non è Berger che fa una carrellata di attestazioni fino a apocalissi armene, siriache, arabe, bizantine del X secolo. Però per parlare di un testo, ad esempio, sicuramente più noto, nel De Terra Numinis Vindicta, se Fetio rimane incosciente per tre giorni e quando si risveglia al suo funerale e racconta della sua visione. In un testo giudaico, con intercolazioni cristiane, i paralipomeni di Geremia, primo e secondo secolo dopo Cristo, Geremia cade come morto dopo una preghiera, rimane lì tre giorni, la gente inizia il lamento funebre, al terzo giorno lui si risveglia e racconta quello che ha visto, esattamente come se stesso. Quindi, primo, non è assolutamente uno schema unicamente giudaico per la visione, secondo, non è minimamente uno schema influenzato dalla risurrezione di Gesù, perché vi ricordo, le ascensioni, la durata di ascensione di tre giorni, in questi testi spesso l'ascensione viene vista come preludio alla morte, cioè c'è una, potremmo dire, un'osmosi tra l'ascensione dell'anima dopo la morte e l'ascensione
del visionario nel corso della propria vita, in una visione statica. Ci sono gli stessi ostacoli da superare, gli angeli, le parole segrete da dire agli angeli e via dicendo. Quindi che succede? Nel giudaismo di questo periodo, i testi che lo possono attestare vanno da Daniele agli inni di Qumran, c'è l'idea che il giusto o il profeta, che sono praticamente la stessa cosa, sulla base di schemi attestati già nella Bibbia, vengono inviati da Dio, la gente non li ascolta, li perseguita, gli fa del male ed eventualmente li uccide. Tuttavia, non è questa l'ultima parola, perché Dio si riserva l'ultima parola. C'è una, possiamo dire, rivendicazione divina, o prima della morte, cioè nel momento in cui il profeta viene salvato, pensate ad Elia, che è il caso più famoso, che tra tutte le sue persecuzioni alla fine viene rapito in cielo. Oppure ci sono interpretazioni metaforiche della morte come ascensione, la sapienza. Lì il giusto viene paragonato a Enoch, un altro dei rapiti in cielo. E se pensate anche, ad esempio, a quello che la gente dice di Gesù nei Vangeli, cioè si dice che Giovanni è resuscitato. La gente sosteneva che Gesù fosse un Giovanni resuscitato, quindi era possibile concepire che un profeta decapitato venisse rivendicato da Dio con un atto di resurrezione. Non si dice dopo quanto tempo, comunque dopo poco. Lo stesso meccanismo lo vedete nella versione di Flavio Giuseppe, perché non c'è la resurrezione, però dopo la morte di Giovanni viene messa in connessione con la sconfitta di Erode Antipa da parte di Areta. Per cui lui dice che molti l'hanno interpretata come una punizione divina. Quindi, rivendicazione del profeta con un esercizio di potenza divina su di lui e punizione del sovrano o degli altri profeti eventualmente che lo hanno condannato e ucciso, sono due lati della stessa medaglia. Questo tipo di schema si inserisce anche nella tradizione gesuana. C'è un libro molto recente che si chiama The Post-Mortem Vindication of Jesus in the Qusayns, nei detti di Q è il materiale comune a Matteo e Luca nei Vangeli, e il documento che si ritiene se ne possa dedurre da delle somiglianze. Quando appunto Gesù dice Gerusalemme, Gerusalemme, tu che perseguiti, tu che uccidi i profeti e lapidi coloro che ti sono mandati, quante volte ho cercato di raccogliere ma io ti dico tu non mi vedrai finché non verrà detto benedetto colui che viene nel nome del Signore. L'interpretazione più probabile è che ci sia un meccanismo di rivendicazione divina, per cui improvvisamente Gesù scompare con la morte o prima della morte o dopo la morte, rimane molto confuso il testo, e poi ritorna come figlio dell'uomo inviato della sapienza. Non vi sto adesso ad annoiare con ulteriori dettagli. Quello che conta è che da un lato abbiamo i tre giorni che vi ho detto, da un lato abbiamo questo tipo di tradizione diffusa, dall'altro abbiamo una ripopolazione dei cieli con persone che scampano la morte, per cui ai biblici Enoch ed Elia si vengono ad aggiungere Geremia, si viene ad aggiungere Mosè, si viene ad aggiungere Baruch. Tanto che appunto a Baruch, in secondo Baruch, nell'Apocalisse di Baruch, si dice: tu di queste cose alla gente, poi ritorna qua, io ti preserverò per la fine dei tempi quando dovrai ritornare. Si aggiunge addirittura, in un testo del primo secolo dopo Cristo, il figlio di Aronne, che verrà rimandato come Elia.
Quindi è possibile, cioè, è immaginabile una cosa che Dio rapisce, però poi rimanda eventualmente all'interno della storia o alla fine della storia. Se pensate a Giovanni, Giovanni nella potenza di Elia, l'idea che sta sotto è questa, che ci sia quasi una potenza reincarnabile che ritorna costantemente nella storia. Alla fine della storia, e questo purtroppo, cioè noi sappiamo, il quarto Ezra, che è un testo giudaico, ne parla anche ne parla anche il libro delle Antichità Bibliche, questo testo del primo secolo dopo Cristo, che questa gente che è stata rapita ritornerà per provare la morte. Non si dice come, si dice semplicemente che questa gente alla fine rimorirà. In alcuni testi cristiani, ma appunto ripeto, distinguere il cristiano e il giudaico nei primi secoli è sempre molto difficile, ricomprendo l'apocalisse tra questi testi, questi profeti vengono inviati e vengono uccisi perché riscatta il meccanismo, cioè che vengono riopposti, ci sono falsi profeti, c'è un re, un'autorità imperiale che li oppone e vengono ammazzati. Questo è importante perché è la tradizione base da cui si genereranno le tradizioni sull'anticristo. L'opposizione al questo tipo di tradizioni profetiche. Che succede chiaramente che una volta che questo schema si ripete, si può ripetere anche il rapimento finale, dopo i 3 giorni, la resurrezione dopo la morte, erano tutti meccanismi possibili di rivendicazione del profeta da parte della divinità. Una volta che questi profeti possono essere identificati con Elia redivivo, con Geremia redivivo, con Mosè redivivo, eccetera eccetera, ma soprattutto con Elia, e io qui penso a l'Apocalisse di Giovanni, penso a l'Apocalisse di Elia, che è un testo copto del terzo secolo, ma dovrebbe essere anche più antico, che ti fa vedere come questo schema si ripete per una totalità di persone, si ripete per la Vergine Tabità e si ripete per Elia ed Eno. Cioè, è uno schema ripetitivo che viene proprio riprodotto ad libitum. Nel momento in cui queste due tradizioni si congiungono, si congiunge anche l'idea del numero 3, perché Elia, secondo la tradizione biblica, ha trattenuto le piogge per 3 anni, che diventano già 3 anni e mezzo in Luca 4, nella lettera di Giacomo e nella stessa Apocalisse. Il 3 anni e mezzo però, e questo Berger lo documenta molto bene, fa scattare il recupero del conteggio delle settimane di Daniele, perché 3 anni e mezzo è la metà di una settimana. Qui, sì, di una settimana di anni. Scusami, non ho detto questo. Però Guido tocca subito un altro punto, cioè l'intercambiabilità tra giorni e anni. Per cui 3 anni e mezzo, poi come nell'Apocalisse, i testimoni giacciono 3 giorni e mezzo e poi vengono resuscitati e si rifà il 7. C'è un detto di Gesù nel Vangelo di Luca, conservato solo da Luca, che dice: io oggi compio guarigioni e scaccio i demoni, domani cammino e il terzo giorno sono reso perfetto. Perché non è lecito che un profeta muoia al di fuori di Gerusalemme. Allora, o intendiamo questi 3 giorni nel senso che Gesù, veramente se abbiamo un detto di Gesù per cui a 3 giorni dalla morte, cosa non probabile perché la passione dei sinottici si svolge in una settimana, abbiamo lì degli eventi abbastanza concatenati, oppure lo interpretiamo secondo questo modello elianico, cioè di attività di 3 giorni e anni. Come tra l'altro sembrerebbe supporre il Vangelo di Giovanni, che parla di Gesù più volte a Gerusalemme, per più festività, per più Pasque. Quindi vedete come da questo intreccio di tradizioni si può arrivare a una tradizione quale quella che è stata nell'Apocalisse di Giovanni, nell'Apocalisse di Elia, eccetera, eccetera. Che poi il profeta sia anche il Messia è possibile. Cioè che ci sia un messia profetico. Però, come
come voglio concludere, questo testo è meno interessante per gli aspetti scandalistici quanto se la lettura di Israel Knoll è valida, quanto per il ritorno di questa idea in uno scenario simile di una Gerusalemme occupata dalle genti, di massacri, che sono sempre il contorno di questo tipo di tradizioni, di gruppi profetici che si contendono e che hanno magari idee messianiche diverse e via così discorrendo. Grazie. Molte grazie davvero, perché sembra che il nostro oratore ci ha fatto capire anche da chi era molto molto digiuno di ebraico. E adesso comincia la parte finale del nostro seminario, cioè quella delle domande ai vicini e ai lontani. I lontani possono chiamare su Skype e hanno un indirizzo, e i vicini siamo noi, e quindi se qualcuno ha qualcosa da chiedere. Una domanda te la farei, Daniele. Secondo te si può dire molto in breve chi ha avuto interesse a scrivere questo testo? Cioè, chi è che si è dato la preoccupazione di trascrivere una profezia di un possibile sfondo politico su una tele in un posto probabilmente visibile, a chi voleva comunicare qualcosa, che scopo avrà avuto nel farlo? Allora, quel poco che si può dire è che innanzitutto si vedono probabilmente almeno due gruppi contrapposti, cioè uno che fa riferimento a una messianicità davidica, perché Davide viene chiamato il mio servo, e si parla di un tema ra, cioè di un germoglio malvagio, dove germoglio probabilmente è un termine messianico. Quindi due gruppi in conflitto. Uno di questi gruppi fa ricorso a una rivelazione per giustificare le proprie pretese. Altri gruppi che vengono nominati, ma che è difficile capire bene dato lo stato del testo e la sua estrema elasticità, sono i tre pastori e i tre profeti che vengono inviati. La cosa che si può capire è che appunto potrebbe essere una trascrizione, sulla base di quello che ho detto, una trascrizione di un testo di rivelazione, ricorso a un testo di rivelazione da parte di un gruppo a sostegno della propria identità, della propria autorità, della propria ideologia contro altri gruppi in conflitto. Purtroppo di questo testo, non sapendone la diffusione, la provenienza, non possiamo dire altro, però sembra riflettere un conflitto di interpretazioni, di idee. Il fatto che la sede sia dipinta e non incisa, quindi realizzata con una tecnica probabilmente relativamente più a portata di mano per un privato, cioè le grosse sede pubbliche, almeno nella nostra esperienza di epigrafia occidentale, sono quelle incise, mentre invece quelle dipinte sono spesso dei documenti privati, sono addirittura delle decorazioni parietali per biblioteche. E può avere un significato, cioè può rafforzare l'idea che sia un gruppo specifico a presentare questa sorta di proclama. Cos'era una stele, cioè equivalente a una stele, o poteva... Questo purtroppo non si sa, perché essendo sbucato fuori dal mercato antiquario non sappiamo dove si trovasse. Cioè, il fatto che la parte retrostante sia intatta, cioè non sia stata toccata da mano d'uomo, se non chiaramente nell'estrazione, cioè non c'è stata lavorata per la scrittura, potrebbe far pensare a qualcosa di parietale, ma comunque non di pubblico, non penso assolutamente di pubblico, soprattutto se è datato in quel periodo, assolutamente non pubblico. Purtroppo, non sapendo da dove viene, non sappiamo nemmeno che luogo fosse, se fosse un luogo per la riunione di questo gruppo, e che quindi avevano inciso queste profezie, come loro eventualmente ottenevano profezie. Sono tutte domande che
che possono venire da questo testo, ma che a cui purtroppo non possiamo dare una risposta, non sapendo esattamente la sua collocazione originale. Purtroppo è così, è questo il problema. Certo è che anche se fosse una cosa parietale, è una cosa abbastanza estesa e soprattutto ideologicamente pesante, insomma, non è a livello documentario, appunto, non potremmo chiamarlo un documento quotidiano, cioè della vita di tutti i giorni, come potrebbero essere dei graffiti o appunto le petizioni di qualsiasi genere, che erano le cose che, insomma, i coach iscritti che erano stati trovati con dei nomi e cose di questo tipo. Sembra appunto che chi l'ha scritto abbia voluto sessualizzare la roccia. La scrittura è talmente accurata che sembra veramente sul manoscritto, sul rotolo. Sì. Quindi è solenne come documento, non è una proprio la divisione, la divisione tra colonne, le righe. È fatto. Sembra veramente appunto quasi cavare un testo nella roccia, le tavole della legge nella roccia. Uso in ambiente così, in un ambiente di persone che si riconoscono in queste cose, in queste scritture, sarebbe molto convincente come possibilità. Secondo me si potrebbe anche vedere, fare non so, l'idea che mi viene da questo che mi dice anche Guido, vedere se ad esempio nei koinà, gli ordinamenti dei koinà come venivano, io adesso penso a Livio Bacchi di Atene, però non ho mai approfondito come erano scritti questi regolamenti del secondo secolo, cioè se magari erano anche questi su pietra incisi. Sì, la domanda mia era proprio in questa linea, ci sono esempi da confrontare con questo testo? Adesso con che Filippo mi dice questo, cioè è chiaro, questo è un testo che da quello che sembra non riguarda tanto, come posso dire, la costruzione del mondo, del gruppo attraverso le regole, quanto proprio la costruzione del mondo simbolico in cui vive il gruppo, più che delle strutture, delle regole che il gruppo si dà per organizzarsi. E di questo io non so se esistano dei corrispettivi nel mondo greco-romano. Sarebbe da indagare, perché comunque, ripeto, anche le pratiche di Qumran, i pranzi comuni, hanno il loro parallelo più immediato nelle pratiche dei koinà. Ormai è cosa nota che anche le ecclesie cristiane funzionavano esattamente alla stessa stregua dei koinà. Io dubito che un greco di Corinto che si fosse convertito percepisse il Deithnon Kyriakon diversamente da come percepiva l'invito al Deithnon di Serapide magari 3 giorni prima o un anno prima della sua conversione. Ormai è assodato anche questa cosa, cioè la Palestina è comunque, fa parte integrante del mondo greco-romano, del mondo ellenistico romano, quindi i paralleli che potessero venire anche da un'analisi di questo tipo sono tutti benvenuti. Ormai sono cadute le barriere non solo tra giudaismo e ellenismo, ma anche tra giudaismo palestinese e giudaismo ellenistico. La Palestina non era l'isola della purezza giudaica, appunto, ripeto, bisognerebbe chiedere che cosa significa purezza e che cosa significa giudaico in questo periodo. Non dobbiamo proiettare il giudaismo del VI secolo d.C. al tempo di Gesù. E quindi io ad esempio pensavo a questa cosa degli Iobacchi. Un altro testo che mi viene in mente è un testo del primo secolo avanti Cristo di un culto di Zeus a Filadelfia, mi pare. Delle regole di un culto di uno che dice di aver visto, che Dio gli ha dato quelle regole in sogno e che quindi lui trascriveva quelle regole. E su quelle regole si doveva giurare chiunque volesse entrare in quel. Il testo è citato, io adesso non me lo ricordo, lo cita Klaus Berger in Testi religiosi per lo studio del Nuovo Testamento,
in relazione alla lettera ai Galati. Se, se, sicuramente credo che venga da quella raccolta di Leluasa 3, ti ricordi una volta te l'avevo chiesto? Sicuramente sta lì, e anche lì quello penso sia inciso su pietra. E, quello potrebbe, cioè già il fatto che c'è la rivelazione per sogno del Dio già sarebbe un dato di parallelo, cioè questi mi vengono come testi, però ripeto, la diversità è che questo è un testo dipinto e non inciso. Appunto, cioè rivelazioni anche nel mondo greco-romano e anche al di là dell'ambito ovviamente mistero, non lo so, penso a Epilauro, la scena di Isillo. Ci sono, oppure le guarigioni nel senso del serio, però sono, quando sono su pietra, sempre dei documenti che la comunità che ha il potere in quella zona ha interesse a mostrare, sì, o per farsi pubblicità o per sottolineare le proprie idee di un certo tipo. Magari proprio l'idea che questo testo non potesse essere esibito perché era contrario alla pensiera ideologica dominante e prepotentemente governante nella zona, spiega perché fosse così. Cioè, il problema è che appunto non sappiamo dove questo testo era esposto, cioè che quindi che visibilità, che tipo di visibilità avesse, cioè se una visibilità solo per gli insider o anche una visibilità per eventuali outsider che non intendessero diventare insider. Questo purtroppo non lo sappiamo. Ho da parte di Daniele Maras una domanda per te che ti leggo, perché c'è una scritta e forse è meglio leggerla. Lui dice: alle righe 79-80 c'è una sequenza ripetuta, cioè 3-3-3, ripetuta tre volte, no? E lui dice: non potrebbe essere un artificio retorico tipo 3 volte 3? Inoltre, non ho ben capito, se il riferimento a giorni è sicuro o deriva da un'integrazione, certo, probabile, dice lui del resto. Aveva anche Daniele espresso la curiosità che avevamo anche noi qui, cioè di vedere se c'erano confronti con iscrizioni paretali dipinte in ambito escenico giudaico, ma già ci hai risposto. Quindi. Allora, inizio dalla seconda domanda. Yamin, giorni, è sicuro. Ecco. Cioè, lo vedete, la riga 80 è la seconda parola da sinistra, quella è Yamin. Non c'è dubbio. Cioè, non c'è dubbio. 333? Quello che dice lui, il 333 è, ripeto, il fatto che ci sia questo parallelo escatologico tra i tre giorni in cui quello verrà a sapere che la giustizia sconfigge il male e il brevissimo tempo, riconferma quello che diceva appunto Daniele. Una cosa molto carina e al tempo stesso sconcertante è che ogni tanto questo testo fa la conta. Sì, è quello al versetto 15. Allora, 1, 2, 3, 40 profeti e reduci e hasidim. Ad esempio, poi a 30. Sì. Ah sì, lì c'è proprio 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Poi c'è El A, Malachà, angelo. Ci stanno questi conti. Cioè, io qui quello che posso dire è che, ad esempio, che gli angeli fossero organizzati per sette, per settine, è una cosa che ritorna a Qumran, che ritorna anche nell'Apocalisse. Allora questi sette carri che sono alle porte di Gerusalemme sono quelli dei sette angeli? Potrebbero essere carri angelici, ma appunto carri angelici, la Merkava, c'è tutto. Purtroppo il testo non ci permette di approfondire, ma la Merkava, le Merkavot erano i carri angelici e divini che si trovavano anche nei cieli. Qui dice che dei carri angelici si trovano. Dov'è la riga? A 26 vedo io sette carri alle porte di Gerusalemme. Alla porta di Gerusalemme e alle porte di Giuda. Qui potrebbero anche non essere carri umani, ad esempio in seconda Baruffe c'è l'immagine della distruzione di Gerusalemme ai tempi dei babilonesi, dove sono gli angeli ad aprire e distruggere tutto. Quindi potrebbe essere un risvolto angelico di un evento umano, però purtroppo qui possiamo immaginare quello che vogliamo, nel senso che
le possibilità di immaginazione che ci dà l'immaginario ebraico contemporaneo sono tante. Purtroppo il testo è in una parte rovinatissima e quindi non si riesce a farne molto senso di qualsiasi allusione. Tanto numero, sì. Sono tanti numeri. Bene, se qualcuno ha ancora qualcosa da chiedere, se no ringraziamo, credo, tutti voi. E mi sembra che possiamo pensare che è un buon inizio. Ringraziamo Daniele perché è un testo coinvolgente. Direi che quello che viene fuori è vero, cioè quello che mi fa pensare lui è un coinon di persone, sì, e nella propria sala, nel proprio ambiente ha questa cosa appesa, sì, che certo non è di uso pubblico. No, probabilmente no, anche perché c'è un linguaggio così allusivo, un linguaggio così certe volte anche criptico, appunto, di queste figure, i tre pastori, i tre profeti, 1, 2, 3, 4, 5, cioè... Adesso ci sono canti moderni che si imparano, uno è il mio Dio, due sono... Sì, ma cioè, anche le cose alfabetiche, numerali, sì, insetti, sì, magici, cioè... Anche nell'apprendimento religioso. Mnemotecnica normale. Sì, lo so. Fuori chiedi al portiere. C'è un'altra domanda? No. Il gioco dei numeri con la simbologia del 3 è in evidenza. Anche il 40 di riga 15 è un numero biblico. Non era una domanda, è un pensiero scritto. Ma molte grazie, Daniele.